visto durante l'epidemia quanto il lavoro fragile, il lavoro precario, il lavoro sommerso abbia peggiorato le condizioni delle persone. E allora ogni progetto, ogni risorsa deve essere finalizzata a creare lavoro. Lavoro nel settore dell'industria, nella manifattura, che per noi rimane un punto importante e strategico, che deve confrontarsi con la rivoluzione digitale e con la rivoluzione ambientale. Lavoro nel settore del turismo e del commercio, provato da questa crisi, che deve trovare però la possibilità di essere rilanciato. Lavoro nell'edilizia, attraverso un piano straordinario di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, a partire dalla scuola. Investimenti in università, in ricerca. Abbiamo una città dove l'università e il Politecnico sono molto forti. Ecco, devono sapersi relazionare con le imprese, relazionarsi con il territorio, per fare in modo che le persone che si laureano possano poi trovare lavoro nella nostra città. L'anno che ci aspetta è un anno importante perché capiteranno cose enormi per la nostra regione. Abbiamo una storica impresa privata che diventerà di proprietà francese attraverso il gruppo Stellantis. Fiat e FCA scompariranno nel gruppo Stellantis. Bisogna che questi diventi un'opportunità, non può solo diventare un problema sociale, solo un problema di ammortizzatori. Bisogna sapere e ottenere da governo nazionale, regioni, istituzioni garanzie su investimenti nella nostra regione. E poi dovremo continuare a convivere con l'epidemia, col Covid, con la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro. Non tutto sta andando bene, bisogna continuare a praticare i protocolli nelle aziende e bisogna estenderli al territorio, bisogna rompere la reticenza delle nostre controparti che vorrebbero nascondere i problemi di salute e sicurezza sotto il tappeto della crisi. Noi abbiamo bisogno invece che si esca da questa crisi con più salute, più sicurezza e con un'idea di futuro che oggi alla Regione e a Torino mancano, anche perché le rappresentanze istituzionali sono al di sotto della sufficienza. La pandemia del Covid-19 non ha avuto conseguenze purtroppo solo sul piano della salute e della tutela sanitaria, ma come sappiamo ha aumentato a dismisura anche le disuguaglianze nel nostro paese, fenomeno già in atto da molto tempo. È emblematico da questo punto di vista quello che sta accadendo e che è successo e che accadrà ancora nel mondo degli appalti, in particolare negli appalti del pulimento e della sanificazione. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che guadagnano poche centinaia di euro al mese, molto spesso part-time involontari. Ebbene, queste persone non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia, hanno quindi garantito sempre tutti i servizi che sono sempre stati ritenuti essenziali, fondamentali per le nostre comunità, che hanno avuto esposizione al rischio molto importante, molto pesante, e che purtroppo vivono anche in una condizione salariale e di diritti di tutele purtroppo carenti. Grida vendetta la vicenda che riguarda il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che è fermo da 7 anni e mezzo. Le politiche di distanziamento sociale, resesi necessarie, hanno certamente compromesso un potenziale significativo. Abbiamo un livello di intervento della cassa integrazione guadagni nel corso di quest'anno a livelli che superano quelli del 2009. Abbiamo un dato di aspettativa purtroppo negativa rispetto al blocco dei licenziamenti, che sarà di una portata, pensiamo, devastante. Questo è un elemento che ci obbliga a provare a ragionare di come proviamo a rilanciare e immaginarci una nuova prospettiva. Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento che va in questa direzione e ha necessità però di essere anche, come dire, elaborato e immaginato anche dal sistema delle imprese, che ci sembrano un po' disattente in questo periodo. Un anno terribile, un anno che ha lasciato tanti lutti, che lascerà strascichi psicologici, sociali, economici. Forse la speranza non è una categoria così sindacale, diventa però una categoria sindacale se insieme alla speranza ci mettiamo i valori nei quali crediamo, la nostra capacità di stare vicino alle persone, la nostra voglia di capire che cosa succede e di progettare un futuro nuovo e un rilancio della nostra città.